A casa mia, quando tu strattoni un giocatore, quello è calcio di rigore. Quando il giocatore si tuffa, non è calcio di rigore. Ma stiamo scherzando? Io veramente non posso credere a quello che ho visto oggi. Nuova puntata di domani, c'è qualcosa che non va, perché giustamente ci devo fare anche la puntata di qualcosa, c'è qualcosa che non va, perché questa settimana proprio una puntata bella ricca di argomenti e di rubate, perché oggettivamente Ortomuso abbiamo. Poi la cosa che più mi piace è vedere gli interisti su Instagram. Guardate un post al volo, dite a Vlaovic che si può togliere la Taresca di Skriniar. Skriniar non ha fatto un cazzo, Vlaovic non ha fatto niente, chissà che cosa, ma oggettivamente la Juve che ha giocato. Dite all'Inter di ritornare a fare il bel gioco, visto che vincono, vincono, già lo vedo le ultime 7 partite. Discorso scudetto, si conferma ciò che ha detto Allegri. Lo scudetto non c'è, ragazzi, lo scudetto mettiamoci in testa, non può arrivare a Torino. Come cazzo fa a farlo arrivare? Intanto qua abbiamo cambiato di nuovo postazione, parkour, è proprio in tema toscano, perché prima era Pisa. Fatto sta che è veramente arbitraggio scandaloso, ma io non sto dicendo che bisogna far ribattere il rigore, ma proprio tutto l'insieme, De Ligt, poi De Ligt che si butta, vabbè, quello non è rigore, ma a casa mia, quando tu strattoni il giocatore, quello è rigore, a casa mia è rigore, non so se anche a casa dell'arbitro è calcio di rigore, perché a casa mia sì. Quando fai così è calcio di rigore, ma basta parlare dell'arbitro perché sennò partirebbero un po' troppi insulti. Parliamo anche della partita, dai, parliamo anche della partita. Oggettivamente ha dominato la Juve. L'Inter non ha fatto niente, non ha veramente fatto un affannapoli, non hanno fatto nulla, ragazzi, non hanno fatto niente. È inutile che ci giriamo intorno, non hanno fatto niente. Hanno avuto solamente culo, perché a casa mia questo si chiama culo. Perché Giampitec, Tec, Szczęsny, codice fiscale, chiamiamolo come vogliamo, Giampitec, lo chiameremo oggi Giampitec, ha parato il rigore. Quarto rigore su 5 tipo che ha parato. Vabbè, Giampitec è diventato Gesù Cristo, lui lo era con gli stop di gol, adesso invece si è trasformato in pararigori. Tec veramente ha fatto una partita incredibile, solo per il rigore. Poi sul secondo non ha avuto niente da fare, l'ha calciato male pure Calhanoglu. Ma c'ho questa caratteristica, Tec, di ipnotizzare veramente i giocatori. Penso che tra un po' li toglieranno perché si abitueranno e capiranno: ah, questo mi va ipnotizzare, cazzo che mi faccio ipnotizzare. Ma veramente è incredibile quanto abbiano proprio sguardo quasi di paura i giocatori. Infatti ha tirato di schifo Calhanoglu, ha tirato un rigore pessimo, poi invece no, glielo fanno ribattere. Allora, io vorrei delle regole chiare per tutti, perché oggettivamente le regole qua nel calcio, negli arbitri, non esistono. È incredibile come non esistano. Io non sto dicendo, ragazzi, che sia stato sbagliato far ribattere il rigore, a parte che il rigore dove cazzo era? Dove cavolo era che Dumfries si è buttato a pesce tra Morata e, mi sembra, forse boh, Alessandro, Rabiot, non mi ricordo chi fosse. Ah, intanto dite a Dzeko che già può uscire dalla tasca di Chiellini, dove era rigore? Quello voglio capirlo. Ma allora, o li facciamo ribattere tutti o non li facciamo ribattere nessuno. Come ad esempio quello. Alcuni, come. Perché io, ragazzi, le regole, quelle che so, le so. Allora, in questo caso i rigori. Se un giocatore avversario entra in area e il tiratore del rigore non ha segnato, è da far ribattere. Se si segna, anche quando c'è un episodio a rigore, però si segna, da casa mia il gol viene annullato e si fa battere il calcio di rigore. Queste regole chiariamole per tutti. Qualora, in ogni caso, qualora bisognasse far ribattere il rigore in quel caso, perché è entrato un giocatore in area, si dà anche il giallo. Ecco, l'abbiamo fatto. No, ridato il rigore, come hanno fatto ieri in Salernitana Torino.
veramente la fotocopia, ma come era anche successo in Juventus Zenit, solo che là non se ne parlava perché era una partita ormai mi sembra sul 3-1 in favore della Juve, e quindi là dici, ah vabbè, 3-1, chi se ne frega, tanto ormai è finita. Vabbè, io ringrazio Valeri di avermi fatto fare questo video, se non sbaglio era lui. Ho manco controllato, ma dallo sguardo che ce l'ha palesemente con la Juve, mi è sembrato Valeri. Lo ringrazio per il video. Ci vediamo. Vi ringrazio a voi per l'ascolto. Se avete ascoltato, se non avete ascoltato, amen. Ci vediamo in casa domani alle 7 del mattino e anche alle 13:45, che non fa mai male. Comunque, se volete, ci si becca domani. Affanculo a Valeri, iscrivetevi a Calcio Puro Extra e andate in pace. Buon aereo.